tutto è partito dalla necessità di voler esprimere un concetto creativo che si potesse sposare perfettamente con quello che è un ambiente assolutamente moderno e di conseguenza creare fondamentalmente quasi in funzione dello spazio. E la passione per tutto quello che è empatia, per le relazioni interpersonali, mi porta ad instaurare un rapporto molto intimo a volte con i miei clienti, e questo mi permette di restituire poi sotto forma di immagine quello che è una vera e propria emozione. Ho deciso di unire queste due passioni, la pittura alla fotografia, con lo scopo di realizzare dei ritratti che possano essere significativi di quello che è per me una grande passione, perché con la fotografia posso restituire i lineamenti delle persone così come sono nella realtà, e con la pittura posso arricchire i miei quadri di quella qualche cosa che devo assolutamente tirare fuori a livello manuale. Ha visto una foto così per caso di questo ultimo spettacolo che sto facendo, è stato colpito, mi ha detto se lo può prendere e mi avrebbe fatto una sorpresa, avrebbe fatto questo lavoro un po', avrebbe modificata la foto. Infatti il risultato si vede che sono tre cledi in una foto unica. Con Marcello è una sinergia che è nata già da diversi anni, diciamo che l'idea è nata proprio nel nostro negozio. Poi l'arte, diciamo, si è unita insieme al nostro amico Beppe e abbiamo insieme creato questa sinergia. Infatti tempo fa abbiamo fatto appunto questo evento direttamente al Jazz, quindi c'è stata l'arte della cucina, l'arte dei capelli, i quadri e tutto quello appunto che circonda l'arte, e quindi di conseguenza è stato un successo. E dopo questa festa qua, diciamo questo evento che abbiamo fatto, abbiamo deciso di rincontrarci al 13° piano, quindi abbiamo unito anche questo super palazzo che hanno finito qua in questa zona ipermoderna. Mettendo insieme la sinergia dell'arte di Davide, dei parrucchieri extra, Marcello manca con la sua creatività, con cui ci è venuto in mente un nuovo progetto, dove apriremo i primi di settembre, sempre in Corso Sempione, un progetto nippo brasiliano. Leghiamo insieme l'esoticità del Brasile con diciamo il sushi giapponese, e insieme abbiamo studiato questa tipologia di drink che sono tipo dei mojito al mango, caipirinha al frutto della passione, e insieme facciamo del sushi con delle salse brasiliane. L'innovazione, il cambiamento è nei nostri sogni, ma comunque questi sogni che vogliono diventare realtà. Ci stiamo riuscendo, ci vuole molto coraggio, ci vuole volontà a arrivare all'eccellenza, che è l'obiettivo che noi prefissiamo.